Vorrei che tu mi guardassi come guardi il prosciutto e il salame. Salve a tutti. Le Ciao. persone vanno in giro per boutique e monumenti in Italia. Quando io arriverò in Italia, dovevo andare a vedere? Supermercato. Andiamo. Allora, oggi siamo qui a fare una spesa veloce, la vigilia di Natale. Voi non so quando lo vedrete, vedi com'è qui la differenza. Appena entri è simile al mercato. Ah, guardate qua quanta frutta. E perché Queste costa poco, sì. verdure non ci sono in No, carciofo in Giappone. Giappone c'è, Sì, no? però non è raro si vede al supermercato. Non puoi anche cavolo nero questo, Ah, no? cavolo nero buonissimo, sì. Guarda quanta bella roba, c'è la pizza, guarda. No, che buono. Vedi, poi qui c'è tutto il banco. Cavolo nero per fare una La ribollita, la ribollita, ribollita col cavolo nero, sì. Guarda la pizza surgelata, qua c'era questa pizza qui. C'è anche la pinza, guarda. C'è la pinza, solo con farina di grano toscano. Ma te la conosci la schiacciata? Schiacciata, sì, buona, buona, buona. Buona, buona, buona sembrerebbe. Guarda qua. Sì. Guarda qua. Buona. Prende, la prendiamo. Non c'è più figa. Guarda questa qua, dai. Prendiamola, dai. Dai, almeno sporta a casa. La facciamo sentire anche a Miwa, no? Ha mangiata? Vabbè, comunque, nel dubbio la prendiamo. Un pezzettino, anche per pranzo magari la prendiamo. La vuoi la pizza sfoglia? Però ho visto che quattro scatole che è rimasto di pizza di ieri, no? Ah sì, quella pizza, sì. Mi hai Quindi comprato otto pizze ieri per veramente una testa e noi non c'eravamo. Guarda qua quanto pane che buttano dentro. Guarda qua. Però è bello qui, eh. È più grande dell'S lunga, mamma, questo qui, eh. Che ne pensi dei supermercati italiani? Vorrei che tu mi guardassi come guardi il prosciutto e il salame. Eh? Che cos'è questo? Andiamo a vedere. Dolci. Guarda che belli. Mamma mia. Che bei dolci che ci sono. Vuoi comprare qualcosa anche di dolce? No? Vuoi comprare il cavolo qui? Ci fa. Ah, grande, sì, guarda qua. Germogli di soia, sì. Però non mi pare il caso di venire a comprare i germogli. Cioè, io. L'ultima cosa che voglio mangiare in questi giorni sono i germogli di soia. Va bene. Se li vuoi mangiare, No, prendi, no, però. no, Va no, no, no. bene? Pomodori secchi. Pomodori secchi, però, sì. Prendiamo? Ma forse sai che ce l'abbiamo a casa. Li vuoi i pomodori secchi? Forse ci sono a casa, però. Che dici? Boh, già, ultimo momento. Vabbè, allora, Prima è partito. oggi è vigilia, quindi qui comprano tutti il Sotto, pesce. Che dicevi delle cozze? cozze non è che si trova in Giappone al supermercato, solo conservato. Ah, non ci sono al supermercato fresche? No, no, no. Perché non è che si può pescare le cozze intorno Non Giappone, ci sono le cozze in no? Giappone, Direi no? no. Ah, ok. Guarda ma contenta che sei, come ride, guarda. Quando hai comprato l'anello di Cartier eri meno contenta. Di adesso, dillo che sei. Guarda qui la carne, vieni qua. Questo è pollo, ma a te piace poco il pollo, vero? No, è normale, Normale? però in cucina italiana si usa sempre petto, Sì, preferite anche sì. usare petto, Sì, a no? me non è il problema, a me piace tanto l'ala del. Però in Giappone è più La coscia. preferita la coscia. Poi carne macinato così grande, pezzi così Perché grandi, siamo qui non nel ci banco della trovo. carne. Te dici che è particolarmente grande questa Sì, qui? Ah, sì, è vero, da sì. noi in Giappone è più fine, no? Dai, vediamo, vedete qui, infatti, molto più fine. Come costo? Com'è questo qui? Quanto costa in Giappone un netto di carne? Quasi Di manzo? uguale già. Quasi uguale? Ma senti, ma te il filetto in crosta l'hai mai mangiato? Questo qua, il filetto in crosta. Questo è praticamente il filetto di maiale in crosta con la pancia, con il rigatino. Mai mangiato davvero? Mio amico Sandro è un grande esperto di crostini neri e filetto in crosta. Guarda qua, che belle salsicce. Di qua c'è la gastronomia, guarda che roba. Guarda quanto è grande, guarda quanto è Tanta grande roba, questa, tanta tanta roba. roba, quanto è grande questa gastronomia. Ne. Compreresti tutto qui, eh? Ma ne. Andiamo a vedere qualcosa? Mi piacerebbe quelle patate, arrosto. Poi. Guarda che c'è la polenta fritta anche Buono. là. Poi, C'è. quelle. Arizona, ripulito. No, quelli lì sono seppie, mi sembra che siano Ma seppie, seppie con verdure, c'è Ah, scritto. punto da. Guarda, le supee, arancini. Amici Buono. siciliani, arancini o arancine? Queste Poi so. spariamo la bomba dentro. Lasagna sotto. Guarda qui. Ah, so. Guarda questo. Com'è? Sì, questo è buono. Buono. Mazzacolle in gelatina. Questa è tutta roba che sono negli anni 80, capito? La galantina che è lì. Ah, melanzane. Sì, sono melanzane. Melanzane arrostite. Pomodori Tutta secchi. roba buona. Guarda questo. Patate ripiene al forno. Mio. Quella laggiù, guarda.
Guarda questo, le cipolline, così mi piacciono. Anche olive. Anche olive, dai. Guarda qua che c'è. Questo noi, in Giappone, un prosciutto del genere, al momento, se si potesse portare di contrabbando, sarebbe sui 2-3 mila euro sicuro da si può portare, eh? Guarda quanti prosciutto che c'è. Sono 2 anni che non si può portare in Giappone per via della peste suina, quindi quando vediamo tutti questi prosciutti rimaniamo come una gioielleria, esatto, sì. Il prosciutto di Parma, che è una rarità, perché il prosciutto di Parma credo sia uno di quei più colpiti dalla crisi della cosa, no? Della peste suina in Giappone, e sono 2 anni che non arriva niente per via della peste suina, che abbia di base il maiale sia cotto che crudo. Poi dov'è questo prosciutto di Parma? Dov'era? Qui? Ok, ah, qui, eccolo. Il culatè, tutta questa roba qua in Giappone non la possiamo portare, non la possiamo mangiare, e non può essere importata da nessuno, neanche attraverso canali particolari, purtroppo, da 2 anni. Guarda che bel banco questo qui, con queste che cosa, sì. Guarda che sono come al combini. Sono tramezzini al combini. Guarda qui dietro. No. Guarda qua quanto roba. Salame, la finocchiona c'è anche, credo. Ieri io avrò mangiato 1 chilo di soprassata più o meno. Che non piaceva a nessuno, la mangiavo solo io, mi sa. A te non ti piace? Non tanto. Quella che in altre regioni si chiama coppa, qui a Arezzo si chiama soprassata. Sono tutti scarti del maiale poi bolliti. Beh, guarda, andiamo via che avevo fame da qui, va, passa. Allora guarda qua, io non li mangio, però a te lo so che ti piacciono. Sì. Questi arrivano in Giappone ancora, qui sono tutti francesi, però comunque. Guarda quanti ce ne sono qui. Pecorino romano. Poi pecorino toscano. Poi? Boh, rustico, moda lisa, so che roba è tra l'altro. Questo, guarda, questo con la paglia in forno. Sì. Questo. Bello, eh? Guarda, c'è la mostarda anche. Ma poi la burrata, però ce l'abbiamo ancora a casa. Guarda, c'è anche la mostarda, ricordo. Guarda. Questo l'ho mangiata l'altro giorno. Questo anche ricotta fresca ci manca. Mi piace, eh? Allora, vuoi comprare l'arancia? Prendi l'arancia rossa, che in Giappone costa 1 miliardo di euro, costa. E ci sono voluti tantissimi anni per portarla in Giappone. Arrivavano con gli aerei dell'Alitalia ogni giorno, poi hanno smesso, però mi sa. Sono voluti 20 anni per fare l'accordo per portare l'arancia rossa. Proprio quello Australia, Australia, però costa tipo 6 euro per una bottiglia. Ora qui dobbiamo comprare biscotti per Miwa, vita snella, e poi che voglio comprare per Miwa lo yogurt. Lo yogurt è qui, guarda. Proprio lo yogurt, proprio. Mi piace un sacco questa cosa che è chiuso. È quello che vuoi te? Quello? Müller, è buono, sì. Uno di questi, poi qualcos'altro? Poi magari muore. Muore, ok. Eccolo qua. Qui abbiamo tutta la zona dei surgelati, eh? Tutti surgelati qua. Perché ridi? Sono professionista di surgelati. Certo, sì, la cintura nera dei surgelati. Siamo arrivati nei biscotti. Andiamo a vedere sti vita snella, sì, che piacciono sia a te che a Miwa, no? Guarda quanti panettoni e Pandoro che sono qui. Guarda che roba. Questo, uno di questi a Tokyo costa 25 euro, credo, un panettone dalla Bauli, cosa roba del genere. Baiocchi, siamo pieni anche di baiocchi, di crispy. Torniamo a vedere di qua, ma mi sa che non ce l'hanno, perché anche l'S lunga c'erano pochi, mi sa. O semmai chiediamo, compri qualcosa? Ci sono i giocattoli qua. Compri l'elicottero? Guarda bello questo elicottero qua. Non mi porta niente Babbo Natale quest'anno? Niente? No. No, niente? Ma niente, non mi comprate niente, neanche un Transformer, niente? Niente, vabbè. Qui due cose nostre del nostro posto ce l'hanno, tipo Oyakata. Il nome è un po' strano. Ramen. Sì. Ajinomoto. Dov'è Ajinomoto? Ajinomoto chiama una roba così, perché Oya spiega che vuol dire Oyakata. È come capo. Esatto. Maestro. Oyabun, quello della Yakuza. No, è anche quello capo di Tsumoto. Si chiama Oyakata. Ah, sì, è vero. Anche quello a falegname. Ok. Poi c'è il ramen. Anche questo è Ajinomoto, No, ma Miwa no, Miwa deve mangiare italiano, no. Questo è Shoga, sì. Oh, bellino, Sì, sì. Questo è quello che abbiamo in casa anche noi, di Kikkoman, no? Sì, sì. Wasabi. Wasabi c'è, Chi lo fa? Ah, SB, questo è giapponese, però, guarda. SB.
Poi? Ma questo è un messicano, non è che c'è grandi cose, i giapponesi qui, eh? Sono no. Questa è vietnamita, guarda. Ah, punto là. Questo tutto quello che mangi in Vietnam è condito con questa. Compriamo l'estate, amico, eh? Lo conosci? È di Mario, sì. Gli compriamo l'estate? Sarebbe meglio non lo bevesse, però per fargli sentire che mi piaceva tanto a me l'estate. Te lo conosci, no? Sì. Poi questi qui, guardate che bellini che sono. Bowser, Princess, Peach. Bellino. Abbiamo trovato un posto di giapponese. Fazzushi. C'è anche la geisha. Guarda, Giant Yo c'è scritto qui, eh? Ho collaborato con Giant Yo, ti ricordi? Sì. Poi c'è salsa. Oh, yeah! Fruit stick zeri da te. Ah, questi sono... questo anche, è mia mangia. Ah, sì, questo ne ricordo. Andiamo a vedere il sushi qua. Non posso non notare che c'è praticamente la componente numero uno di questo sushi è praticamente salmone. Takoyaki. Lo vuoi prendere uno o no? No. Boh, però c'è rimasto... C'è tanta roba da mangiare, sì. Come vuoi te, se senti già la nostalgia del sushi. No. Questo è un po' strano, eh. Ah no, karakedon. Però vedete quanto salmone, c'è tanto troppo salmone. Però sembra bello comunque. Dorayaki, eccolo qua. Come si dolcetti Doraemon, un po' una forzatura, però vabbè. Guarda, c'è la cosa. Otafuku. Tartufo? No, con me Otafuku ho detto. Otafuku, che tartufo? Tonkotsu ramen. Di dove? Vediamo. Tonkotsu ramen è scritto anche bene, tra l'altro. Allora non sembra male, dai. Udon. Poi, qui lo fanno, vedi, qui dentro lo fanno proprio. Alga. Quello che è poca. Ah, è tè verde. Asai, super dry. Ramone, guarda. Ramone. Vuoi il ramone? No. Di dama, così giochi con la pallina. Qui dentro, ora qui non so se c'è, però di solito c'è una pallina. No, c'è scritto qui. Ramone è come tipo una gazzosa, una roba del genere. Io sono un fan del cotechino, guardate quanti io sono lì. Io invece fan di grana padana. Perché non ti piace il cotechino? Troppo grasso secondo te? Troppo grasso. A me piace giusto tantissimo. Per assaggiare e basta. Eh sì, ma vabbè, anch'io ho due o tre fettine. Ah, guarda lì che tagliano il sushi, guarda. Buoni. Sembra buono, sì, in effetti. Tutti uramaki, perché da noi qui in Italia vanno di moda gli uramaki. Che se venite in Giappone non ci sono mai, però è difficile trovare gli uramaki. Però sembrano buoni. Sembrano buoni, sì. Se il pesce è buono, sono buoni. Ho speso niente, tipo 7 euro e qualcosa. Adesso andiamo qua giù. Sai che c'era qua giù? Che? La Yodobashi Camera di Arezzo. Sì, comunque, spesa fatta. Ti piace sempre tanto venire in questi supermercati. Sì, posso stare anche una giornata. Perché ti piacciono lì? Di? Cibi? Perché ti piace venire nei supermercati? Perché mi piace mangiare, no? Sì, ma dico, ti piace anche vedere, eccetera, ti piace come è sistemata la roba. Così grandi, tra l'altro, in Giappone è difficile trovare. Ah, sì. Solo Costco, che è americano, no? Che ha le robe del genere, eh? Tutti i prodotti che è diversi da noi, tutta roba buona. Mi ricordo qui, quando sono venuto all'inaugurazione, nel 98, c'era praticamente il primo grande ipermercato che hanno aperto qui a Arezzo, ma era completamente differente da come ora. Adesso è bello qui, guarda qua, Eleuronics qua, la casa dello sconto. Casa dello sconto in cui io quando ero piccolo venivo a comprare la roba elettronica, no? I videogiochi, tutta roba del genere, va bene? Quindi io adesso vado qua e vado a fare un giro. Grazie a tutti per aver visto questo video. Supermercato in Italia, come sempre, come ogni anno quando veniamo in Italia, Yuri vuole andare a vedere i supermercati. Sì, certo. Ci vediamo al prossimo dal Giappone, anzi dall'Italia, no, il prossimo sarà dal Giappone. Ciao. Ciao.